Andiamo a sentire intanto il nostro ospite Pietro Callì di Copernico Sim per un commento su questa giornata. Buongiorno, grazie per essere con noi Pietro. Grazie, buongiorno a lei. Buongiorno, allora questo timido rialzo nell'occupazione può essere un segnale veramente che sta cominciando la ripresa? Qualche segnale, come ha accennato anche Draghi nei giorni scorsi, c'è, però sono segnali misti in realtà quelli che abbiamo visto finora. Questo di oggi quanto è importante? Chiaro, beh, sicuramente è un'ottima notizia. In questa fase c'è bisogno di buone notizie in Europa. Abbiamo visto questa mattina un calo dei listini in tutta la zona europea. In particolare in Italia abbiamo visto spunti positivi solo da parte di due titoli in fondo, di titoli bancari, quindi Monte Paschi di Siena e BPM. Invece a livello europeo ha inficiato parecchio la questione cinese, cioè il possibile rallentamento dell'economia cinese. Ricordiamoci che la Cina ha un obiettivo di PIL del 7,5% e per riprendersi deve soprattutto sviluppare i suoi consumi interni. Altra variabile importante ovviamente in Europa è la crisi ucraina, quindi dovremo vedere bene e analizzare il referendum di domenica e soprattutto ritengo che sia importante vedere poi le reazioni degli Stati Uniti di lunedì in riferimento alla Russia. Esatto, questo è sicuramente molto importante. Si parla infatti della possibilità di sanzioni appunto da parte degli Stati Uniti alla Russia, poi c'è questo referendum che è importante, bisogna vedere anche quello che succederà da parte di Putin dopo questo referendum in cui si voterà l'indipendenza, perché ricordiamo che la Crimea è comunque al 60% popolazione di origine russa. Pietro, vi aspettate veramente un peggioramento del quadro a partire dalla settimana prossima se appunto la situazione in Ucraina dovesse comunque essere sempre più tesa, come è immaginabile? Guardi, sappiamo quanto la destabilizzazione politica possa inficiare sui listini, quindi davvero sarà fondamentale capire come agirà gli Stati Uniti. Questa mattina Mosca è andata molto male, siamo sotto un 5% di poco fa. Sarà fondamentale capire come si muoverà gli Stati Uniti. Affiancato a questo io ritengo che sia fondamentale anche la ripresa cinese, nel senso abbiamo visto come l'anno scorso i listini dei paesi emergenti sono molto calati, in particolare dopo maggio, dopo l'annuncio della Federal Reserve dell'allentamento del tapering, quindi dovremo vedere davvero i movimenti della prossima settimana. Io starei abbastanza cauto, seppur molto fiducioso, perché soprattutto in Italia mi auguro che il nuovo governo e le nuove politiche economiche possano ridare slancio all'economia del nostro paese. Esatto, e per quanto riguarda anche proprio l'Europa, il nostro paese, eccetera, questo spread che sta salendo in questo momento è molto probabilmente legato al fatto che in generale stanno salendo gli spread periferici e scendendo quelli core. Stiamo guardando alla Germania, però un trend che abbiamo visto anche negli USA in questi ultimi giorni. Cerchiamo di capire un attimo però quello che succede a livello politico in Italia, l'impatto che sta avendo secondo voi su questo andamento dello spread, poi ovviamente guardando anche i dati macroeconomici che abbiamo visto alcuni negli ultimi giorni, per l'Italia in particolare. Grazie Pietro. Sì, guardi, l'aumento dello spread in questa fase, che ha superato anche lo spread spagnolo rispetto ai titoli tedeschi, sicuramente non è una buona notizia. Abbiamo visto dopo il governo Monti quanto è diminuito lo spread e quindi quanto è possibilmente aumentata la fiducia sul nostro paese. Io credo che affinché si riprendano i listini italiani, da un certo punto di vista c'è bisogno di davvero riforme ferree da parte del governo Renzi, soprattutto aumentare l'occupazione e quindi ridare fiducia sia all'economia e di conseguenza ai listini. Ecco, guardando questo euro-dollaro, secondo voi quanto sta pesando questa forza dell'euro nei confronti delle principali valute sulle economie che stanno tentando cautamente di riprendersi? Certo, sicuramente sappiamo tutti quanto l'euro ora sia una moneta forte. Mi permetto di dire che più che forte l'euro è una moneta cara, e questo può essere sicuramente un danno alle nostre economie. Io mi aspetto che nel medio-lungo termine si ritorni a un cambio euro-dollaro più verosimile, più basso ovviamente, più favorevole verso l'Europa.
rallentamento c'è stato dai massimi toccati nei giorni scorsi, siamo a 1,3890 dopo le parole di Draghi, che comunque ha ribadito che la BCE è pronta ad intervenire. Pietro, la ringrazio davvero per questo commento. Pietro Caliri, partner di Copernico SIM, buon proseguimento di giornata e buon weekend, grazie ancora, grazie per essere stato con noi. I mercati rimangono in lieve calo anche dopo, in calo comunque anche dopo questo dato sull'occupazione, ricordiamo.